Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo finalmente un governo, abbiamo un paese che forse riprende il suo cammino politico normale. Abbiamo anche in queste serate un teppista che sta entrando nella nostra emittente con le sue incursioni assolutamente inaccettabili. Se lo vedremo questa sera, comunque sappiate che questa cosa qua potrebbe accadere, ve lo dico, questi teppisti ci sono e ce li dobbiamo tenere. Però ritorniamo all'argomento base, all'argomento fondamentale di questa serata. Che cosa succederà adesso col nuovo governo? Ci sono voluti 90 giorni, in realtà poi erano 57 perché i primi 30 sono andati via per la procedura. Ci sono voluti quasi 2 mesi per formare questo governo, un tira e molla che un po' stucchevole forse alla fine, ma che alla fine ha prodotto poi un risultato. Che cosa succederà se lo chiedono tutti? Noi ne parliamo questa sera con un esponente dell'opposizione, perché la domanda è anche un'altra, non soltanto che cosa farà il governo, ma se ci sarà ancora un'opposizione, che tipo di opposizione, se ci sarà ancora un Partito Democratico in grado di essere presente nel paese e di far sentire la sua voce. E ne parliamo questa sera con la persona più indicata, il segretario regionale del Partito Democratico della Lombardia, Alessandro Alfieri. Buonasera. Eccoci, bentrovati. Alessandro Alfieri, eletto al Senato, quindi è senatore da questa legislatura dopo essere stato per 10 anni in Consiglio regionale. Allora, senatore Alfieri, prima però devo ricordare che i nostri telespettatori, come sempre, possono intervenire in diretta. 031-3300-655 per chi volesse telefonare, porre delle domande al senatore Alfieri, discutere il nostro... Ecco, vede, cioè, i nostri telespettatori sono fedeli, alcuni sono fedelissimi e quindi sanno già che possono chiamare. Pronto? Pronto? Volevo parlare con Dario Scuro. Sì, Dario Scuro sono io, ma sono Dario Sauro, però va bene anche Dario Scuro, un po' scuro sono, no? Perché sono nato... Scusa, ho sbagliato. No, ma non si preoccupi, abbiamo ospite, le stavo dicendo che abbiamo ospite il segretario regionale appunto, del PD. Io ero del PD, voglio dire una cosa. Dica, lei intanto come si chiama? Gliela riferite dopo. Come si chiama lei? Io sono Ornabolli Francesco di Varedo, provincia di Montebrianza. Ecco, prego Francesco, dica allora, quello che... mi dica, signori del PD, che io ho 65 anni, ero un ex PC, poi PDS, poi PD. Non può dire che il governo che c'è adesso è un fascista. Che se loro 5 anni fa hanno preso l'Alfano per fare il governo. Glielo ricordaglielo quasi, è Verdini. Va bene, adesso glielo ricordiamo da fanno, subito. Da quindi arriva dai fascisti. Quindi secondo lei... Non posso criticare, dire che sono di sinistra, che sono di un governo fascista. È chiaro, fascista. È chiarissimo. Francesco, loro è chiarissimo. Fatto anche loro. Va bene Francesco. Glielo giriamo subito la domanda al senatore Alfieri. Grazie Francesco, grazie. Ecco, vede, i nostri telespettatori partono subito a bomba. È un governo di destra? Indubbiamente Salvini ha portato la Lega su posizioni di destra, destra sovranista. Non a caso in Europa siede insieme a tutta l'internazionale della destra europea. Gemellaggio con Marine Le Pen è lì da vedere. È lì da vedere anche come Forza Nuova, in particolare Casa Pound, abbiano in qualche modo esultato al via dell'accordo fra Movimento 5 Stelle e la Lega. Quindi c'è sicuramente una componente di destra, c'è una componente fascista, c'è anche una componente che nulla ha a che fare con la destra. Bisognerà vedere infatti come convivono. Perché chi viene dall'esperienza, ad esempio, del presidente della Camera, Fico, viene da una storia di sinistra, quindi bisognerà capire come riescono a tenere insieme tutto, il contrario di tutto, però bisogna lasciarli governare. Adesso l'obiezione è giusto, che faceva Francesco opposizione. Però è che il PD si era messo in casa alla destra con Alfano, con Verdini. Come risponde a questa obiezione?
Fu fatto l'accordo per far partire il governo Letta, ricordo nel 2013, non c'erano i numeri per partire, fu fatto l'accordo con Forza Italia e partì un governo a guida PD. Quando arrivò Renzi non ci fu più l'accordo con Forza Italia, ma una parte di Forza Italia si staccò con, vi ricorderete, Lupi e Alfano, che avevano dei ruoli diciamo secondari rispetto al PD. Però quelli erano i numeri del Parlamento, purtroppo nel 2013... Anche lì, dentro, insomma, di necessità si dovete fare virtù. Dentro un sistema, le ultime leggi elettorali non garantivano, voglio dire, una chiara maggioranza. Quindi, come prima Berlusconi e poi noi abbiamo fatto evidentemente degli errori sulla legge elettorale, devi fare delle alleanze dal giorno dopo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Giuseppe, io ti ho riconosciuto. Di solito chiami alla fine, però oggi stasera hai chiamato all'inizio. No, ascolta Dario, io chiamo alla fine perché all'inizio trovo sempre occupato. Ah, ok. Ascolta, se mi dai 4 minuti. No, 4 minuti non te li do, ti do un minuto scarso, 50 secondi. No. Sì, è Giuseppe, figlio della Madonna. Certo. No, voglio dire al tuo ospite che 20 anni fa... 20 anni fa l'avrei chiamato compagno, oggi è obsoleta la cosa. Io penso che la caduta della sinistra, come è successo, ha avuto inizio con un passaggio da DS a PD, cioè, parliamoci chiaro, con l'ingresso della Margherita da quel che era l'Ulivo. Renzi aveva una missione precisa, quella di fare spazio, e hanno tentato più volte con altre persone, per un ritorno alla famosa Balena Bianca, pur con altro nome, chiaramente. In parte c'è riuscito. D'altra parte, scusa Dario, chi se non chi è proveniente da Comunione e Liberazione come Renzi non inizi a rottamare, questo era il termine usato Va da bene. Lui. Ho capito, Giuseppe. Per anni hanno mantenuto vivo il concetto politico, sociale, economico, patrimoniale della sinistra. Va bene, Giuseppe, hai esaurito il tuo tempo. Ho capito la questione. No, ma ho capito la questione. La riponiamo adesso al senatore Alfieri, perché hai messo una serie di questioni in, diciamo, hai messo almeno 3-4 questioni sul piatto. Va bene, grazie Giuseppe, grazie. Ciao, grazie. Beh, insomma, questo è interessante. Primo, il PD, questa alleanza, questo partito nato tra le due vecchie culture fondamentali della Prima Repubblica. Era un ibrido, come dice Giuseppe, qualcosa che era costruito che non poteva stare in piedi, oppure no? Penso che è chiaro che se uno legge con le lenti del passato dà un giudizio simile a quello che ha dato Giuseppe, però bisogna guardare al futuro, cioè in un mondo che stava cambiando a una velocità e sta cambiando a una velocità impressionante, la globalizzazione entra in casa, ti squassa la vita per come l'hai vissuta precedentemente, i flussi migratori, la crescita della competizione, serve una lettura nuova. Questo non vuol dire rinnegare le storie di prima, io penso che da una parte il cattolicesimo democratico e dall'altra il socialismo, come l'ambientalismo, potessero trovare, come hanno trovato dentro il Partito Democratico, una casa comune dove si facesse sintesi poi sulle politiche, guardando avanti, provando a costruire una proposta Però larga. L'obiezione del nostro telespettatore era precisa. La Margherita, cioè la cultura cattolico-democratica, ha lavorato per occupare, distruggere in parte, se vogliamo, diciamo quel pezzo di sinistra che era confluito nell'unico partito, poi nel partito unico, chiamiamolo così, del centro-sinistra. No, io non penso sia così. Non penso sia così. Forse viene data questa lettura perché Renzi, anche per il suo carattere, per il tipo di leadership, è comunque esuberante sicuramente, ha attirato molto l'attenzione su di lui e si è costruito una storia, prima si diceva viene da Comunione e Liberazione, non è assolutamente vero, viene da un'esperienza... Dall'azione cattolica forse più che dallo scautismo, che era qualcosa... Devo dire, la storia delle persone con cui lui è cresciuto sono persone che affondavano le radici dentro... Insomma, la storia di La Pira, per dire, dentro la storia di Barbiana, stiamo parlando di queste storie, quindi di un cattolicesimo di sinistra. Forse Dossetti, ma stiamo parlando che si sposa di nomi che forse ai nostri telespettatori più anziani forse ricorderanno qualcosa, i più giovani non dicono assolutamente niente. No, però stiamo parlando
della storia del nostro paese e di culture fondamentali che hanno anche governato nel nostro paese. Hanno trovato una sintesi prima nell'Ulivo con Romano Prodi e poi con il Partito Democratico. Si è molto rimescolato, c'è una classe dirigente che si è rimescolata. Per rimanere in vita il PD che cosa deve fare? Perché qualcuno ha addirittura vaticinato, per esempio il direttore dell'Espresso, ma anche altri commentatori hanno vaticinato la fine del PD, cioè il fatto che il PD si debba dissolvere, autodissolvere per ricostruirsi. Condivide questa tesi? Ho letto questa analisi. Cioè, se dopo ogni elezione si dovesse rifare un partito perché non sono andate bene, sarebbe la fine. Sono invece convinto che a noi serva una correzione di rotta in profondità. Noi abbiamo raccontato bene la parte del cambiamento e la globalizzazione offre opportunità sicuramente. Io ho l'impressione che le offra a chi sa stare sul mercato, chi sa internazionalizzare, chi può fare ricerca e sviluppo, chi ha studiato le lingue, chi può andare all'estero. Però ai soggetti più deboli, ai soggetti più fragili, la globalizzazione presenta dei rischi enormi. La crescita dei flussi migratori spaventa. Ecco, bisogna dare una risposta anche alla domanda di protezione che c'è, tenere insieme domanda l'uno di cambiamento e domanda di protezione. Però su questo punto, insieme. Questo è interessante, ma c'è un altro punto che le devo chiedere. Pronto? Pronto, Maria da Busto, posso parlare? Buonasera signora, Maria? Da Busto, sì. Buonasera signora. Prego, dica pure, abbassi il volume della televisione signora Maria, deve parlarci al telefono. Buonasera signora Maria, da Busto, sì. Buonasera signora. Allora, io sono convinta... Sì, sì. Allora, io sono convinta che potevamo fare meglio in tutti questi anni. Potevamo perché lei, signora, appartiene, diciamo, si sente nella famiglia del PD. Io sono sempre stata una sostenitrice di questo partito che non ritengo più molto, molto corretto quello che tutto è fatto perché non ha pensato nient'altro che arricchire se stesso con i soldi nostri che non hanno fatto, abbiamo avuto degli anni stupendi, abbiamo avuto un miglioramento, avevamo buon lavoro, avevamo dignità, avevamo tante cose. E invece purtroppo si è perso quella dignità di uomo, di statista. Questa dignità l'hanno persa, non lo so perché forse hanno visto qualcosa che faceva bene a loro. Io ho fatto il calcolo di questi giorni, di questo governo, che io le auguro di lavorare bene, perché bisogna dare una chance a tutti. Però ho fatto il calcolo di quanti soldi stiamo dando a questi giovani. Quando un apprendista entra in una fabbrica prende pochino. Loro invece prendono già subito, dicono che sistemano questo mondo. Ho capito quello che dice lei, cioè lei dice che c'è una frattura pesante tra la politica e la società. Va bene Maria, io la ringrazio Maria, la fermo qui, la ringrazio, grazie, arrivederci. Ecco, la signora Maria dice una cosa interessante, imputa un po' al PD di aver dimenticato la società e forse di aver pensato troppo alla politica intesa come guardarsi addosso. Io penso in realtà non sia stato così, ma nella percezione abbiamo dato quel messaggio. Perché, e siccome conta la percezione, è giusto farsene carico. Ecco, questo però, scusi, è interessante. Lei dice conta la percezione, ma non dovrebbe contare la realtà? Io penso abbiamo fatto tante cose al governo, tante cose utili e la storia alla fine ci darà ragione. Però nell'immediato, quando tu governi per tanto tempo, dentro una crisi senza precedenti, 7 anni di governo con formule diverse... La persona che ha telefonato prima ci imputava il fatto di aver fatto l'alleanza ad esempio con Alfano, quindi dentro una situazione complicata e difficile, con alleanze che non erano dentro le nostre corde, dentro la nostra storia, abbiamo dovuto prendere decisioni importanti, abbiamo però tenuto il paese a galla. Oggi gli indicatori del PIL, degli occupati, dell'export sono in positivo, quindi abbiamo tenuto il paese a galla, i conti sono stabili, consegniamo al governo pentaleghista un quadro dei conti in ordine, possono prendere delle decisioni. Perché cioè pentaleghista perché i 5 Stelle che mi ricorda il pentapartito. Infatti era per richiamare che non sono diversi dagli altri, sono dei partiti come
come gli altri, non è che possono dire di essere diversi, adesso devono dimostrare, certo, sono loro al governo. Però Dario, permettimi di dire una cosa. Noi siamo dentro un cambiamento epocale, certo, che non è neanche una crisi strutturale, cioè per la prima volta l'Europa non è più egemone. La ricchezza si sta spostando verso altri paesi che sono in crescita, penso alla Russia, penso alla Cina, penso al Sud America, gli Stati Uniti reggono. Noi per il costo del lavoro, per la piramide del welfare rovesciata, abbiamo tanti anziani e pochi giovani, non riusciamo a correre. E come in passato noi abbiamo... Molto bene, adesso ci colleghiamo con Londra, è importantissimo, col nostro inviato speciale, Kevin Brusino. Kevin, ma stai facendo, Kevin? Nellina cartina, se te fossi sciupetto. Ma non si fanno quelle cose lì, Kevin. Oh, che figura, molto bene. Kevin? Vedete, l'incursione c'è stata come sempre. È anche un po' maleducata perché abbiamo tolto la parola al nostro interlocutore, gliela ridiamo immediatamente, ma dovremmo fare qualcosa per mettere fine a questa pagliacciata. Dicevamo, l'Italia non riesce a correre perché abbiamo un mondo, diciamo, fatto di troppi anziani e di troppi pochi giovani. No, no, il tema è che mentre in passato noi, negli anni precedenti, il Novecento, noi abbiamo succhiato risorse dall'Africa, dall'Asia, sì, certo, e quindi in qualche modo eravamo noi egemoni. Adesso altri paesi corrono di più, la Russia, la Cina, il Sud America, e si stanno spostando quote di ricchezze lì. E noi siamo effettivamente più poveri. Però, se uno racconta che la globalizzazione l'anno scorso ha portato 300 milioni fuori dalla soglia di povertà, gli italiani dicono sì, ma però a me... non siamo noi. Ho capito. Questo pronto? Pronto? Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Con chi parlo? Anzi, buonasera, sono Alfredo, sono un lavoratore precario. Da dove chiama Alfredo? Io chiamo dalla provincia di Lodi. Di Lodi, buonasera. Io volevo solo fare una considerazione col vostro ospite. Certo. Noi lavoratori, la maggior parte dei lavoratori, hanno spostato il voto dal PD, che doveva essere di sinistra, per rappresentare i lavoratori. Ok? In un voto non è di protesta, è di speranza, per permettere ai lavoratori di non essere lavoratori precari e non lavorare in condizioni di sfruttamento lavoratore. Perché è questo che ha perso il PD nei confronti della classe operaia. Perché il PD deve rappresentare la classe operaria, invece ha dato l'impressione di rappresentare più le banche, i ceti sociali alti, e di perdere il contatto con la classe operaria. Sì, questa è un'obiezione che molti hanno fatto, è una considerazione molto chiara, molto precisa, che adesso giriamo al nostro interlocutore. Cioè lei dice, il PD ha sembrato, quantomeno, o ha smesso, o è sembrato, grazie intanto Alfredo, cioè il PD è sembrato a un certo punto non difendere più i lavoratori, le persone, ma a difendere le istituzioni finanziarie. Ecco, questo è percezione o è realtà? Allora, io penso che sia più percezione che realtà, perché nella realtà noi abbiamo fatto delle manovre come gli 80 euro, abbiamo messo in campo il reddito di inclusione, il REI, purtroppo magari è stato raccontato anche male, però è il più grande strumento di lotta alla povertà che sia mai stato fatto nella storia repubblicana. Però questa cosa non funziona. Io scommetto che i 5 Stelle adesso al governo, che hanno parlato di reddito di cittadinanza, non faranno altro che potenziare quello strumento lì, il nostro reddito di inclusione. Noi abbiamo messo in campo tutta la partita per gli sgravi contributivi, i contratti a tutela crescente, per affrontare un mondo che stava cambiando e non si poteva più affrontare con le regole del mercato del lavoro passato. Però avete anche tolto l'articolo 18. Sì, allora, sull'articolo 18 si potrebbe aprire una discussione enorme, perché comunque un'azienda che viene in Italia, rileva un'altra azienda, la compra, può lasciare a casa le persone, sia se c'era l'articolo 18 che se non ci fosse. Però alcune cose sono simboliche, cioè, è simbolico, sì, sì, questo è vero, ci sono dei simboli. Noi abbiamo dato il messaggio, probabilmente, come diceva la persona che ha chiamato, di tutelare più alcuni rispetto ad altri, ma non è così nei fatti, perché anche sul tema delle banche, noi le abbiamo salvate le banche. Pensiamo all'intervento fatto sulle banche venete, cioè ha permesso di non mandare in fumo i risparmi di tantissime persone.
È l'intervento che ha fatto Gentiloni, è un intervento che è stato chiesto dal territorio. Sono stati messi miliardi per salvare, ma per salvare i risparmiatori, non gli azionisti, attenzione. Però se il PD ha fatto tutte queste cose belle, importanti, perché alla fine i voti sono andati a qualcun altro? Telegrafico prima del nostro... Io penso il primo tema è sicurezza e immigrazione. Su quel punto lì noi non abbiamo saputo non dare una saputo... risposta, siamo stati sulla difensiva e ci siamo arrivati in ritardo con Minniti. Oh. Pronto? Pronto? Non abbiamo nessuno al telefono, pronto? Io non sento nessuno, per cui abbasso. Perché questo è... No, questo... sul tema delle banche, sicurezza e migrazione, sul tema delle banche, perché ad esempio sulla vicenda di Banca Etruria è diventata centrale e si è raccontato quel pezzo, non si è raccontato ad esempio che invece del salvataggio... Che poi è diventato un caso, diciamo, anche personale, perché poi sì. C'è stato, ecco... Qui c'è stata anche forse un po' di incapacità del PD di utilizzare gli strumenti moderni della comunicazione, quelli modernissimi. Sicuramente, facciamo autocritica. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Albertino Santo. Albertino? Natalino. Natalino, Santo, buonasera, Santo, da dove chiama? Santo. Da Milano. Buonasera, prego, dica. Santo, da Milano. Sì, sì, prego, prego. Dica pure, è in diretta. Sì, mi sento. Vorrei dire che solo il PD c'è solo rovinato, non ha fatto niente di buono. Sono solo fare propaganda e poi basta. Quindi la sua... Sì, sì, la sentiamo. La sua critica è quindi molto netta. Cioè, secondo lei il PD non ha fatto niente di buono? No. Va ha bene. Solo rovinato. Ha solo aiutato delle banche, è inutile che adesso lo vogliono trovare scappatoio. Va bene, è chiarissimo, è chiarissimo. Tra l'altro non la sento benissimo, però il suo ragionamento è chiaro, grazie. Abbiamo un minuto prima della pubblicità, no, forse qualcosa in più. Perché qui c'è un problema, cioè la gente dice il PD non ha parlato con le persone. Questo cioè, è curioso per un partito che forse anche tra i partiti italiani è quello che ha la maggiore base di iscritti, cioè... Non le sembra davvero contraddittoria questa cosa? Ci deve essere un motivo. Dove avete sbagliato? Perché altrimenti, se non ripartite da dove avete sbagliato... Siamo stati al governo dal 2011 in varie formule, magari non mettendoci noi la faccia direttamente, prima sostenendo esternamente il governo Monti. E dal 2011 al 2018, dentro la peggior crisi economica, parallelamente abbiamo anche governato sul territorio. C'è stato un momento in cui governavamo, ad esempio, tutti i capoluoghi della Lombardia, 11 su 12 province, quindi eravamo stati percepiti come il partito del potere, il partito casta. È il motivo per cui adesso a noi serve rigenerarsi, cambiare, stare all'opposizione, mettere in evidenza le contraddizioni di questo governo, tornare a stare sul territorio. Ma non è che non ci siamo stati, è che venivamo percepiti solo come il potere precostituito, ma c'è tanta gente nostra che sta sul territorio, che fa volontariato, che sta nelle case popolari e organizza i dopo scuola, per dire, cioè ci siamo nella realtà. È che non abbiamo raccontato quella parte lì, abbiamo raccontato solo il pezzo che stava però al potere. Però non le fa paura un partito che... diciamo viene percepito in un modo e non è in grado di dimostrare, cioè, o di mostrare il suo vero volto, non la preoccupa un po' questa cosa? No, mi preoccupa, infatti io penso che sia utile per noi stare all'opposizione per ritornare a fare questo lavoro stando in mezzo fra la gente, cioè a raccontarlo anche, a raccontarlo. Oggi il racconto è fondamentale. La narrazione, pronto? Sì. Sì, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Giancarlo, mi chiamo Giancarlo. Da dove chiama Giancarlo? In questo momento la chiamo da Sondrio. Ah, buonasera. Ecco, mi fa piacere che ci chiami perché la Valtellina, insomma, io ci ho lavorato anche un po' di anni e di solito non ho tante chiamate dalla Valtellina, mi fa piacere perché è una terra bellissima e mi fa veramente piacere. Prego. Ascolti, io volevo dire al rappresentante del PD che ha ragione quando dice che certamente... Le elezioni sono state perse per motivi di comunicazione, non sono stati capaci a comunicare esattamente tutto quello che il governo Renzi e Gentiloni hanno fatto. Primo. Secondo, la mia osservazione, che ritengo sia la più forte, che non ci sia stato il contraddittorio, dico contraddittorio. Cioè? I signori Di Maio e Salvini sono andati in televisione, hanno sempre parlato per conto loro,
senza avere un contraddittorio. E credetemi, questo è stato, al pari della mancata comunicazione, una delle cause principali della sconfitta del Partito Democratico. Parlavano per conto loro senza il contraddittorio. Basta vedere, voglio dire, tutte le cose che dicono, che non hanno nessun fondamento di verità, come oggi abbiamo sentito. Ecco, gradirei una risposta dal rappresentante. Grazie Giancarlo, grazie. Buona serata, grazie. Buona serata. Ecco, è proprio un problema solo di comunicazione. È una tesi che, per carità, ma non mi convince fino in fondo, eh. Soltanto il problema della comunicazione. No, io ho parlato di due cose. Ho spiegato di come noi abbiamo raccontato bene il cambiamento, ma a volte invece la parola cambiamento crea preoccupazione, ansia, inquietudini, perché una persona, se non conosce il cambiamento, si chiude a riccio. Le parole d'ordine che magari piacciono di più sono quelle: alziamo un muro, difendiamoci da quello che potrà succedere. Quindi noi abbiamo raccontato la parte bella della globalizzazione, ma abbiamo trascurato la parte brutta, quella che crea ansia, inquietudini, quando ti vedi arrivare persone che arrivano da storie diverse, che parlano una lingua differente, professano una religione diversa, che hanno usi e costumi differenti. È chiaro che provocano conflitti identitari, vanno gestiti, vanno governati. Quindi tutto questo è un tema. E poi il pezzo della comunicazione. Dopo soprattutto il referendum costituzionale, Renzi, avendo perso, ed essendo rimasto in qualche modo a guidare il partito, è diventato il catalizzatore di ogni negativo. Problema. E non era più al governo. Però, a me ha impressionato, se posso farti questo esempio, ha impressionato il fatto che dopo essersi dimesso ed è arrivato Gentiloni, la gente che doveva protestare non andava sotto Palazzo Chigi, andava sotto il Largo del Nazareno, che è dove sta la sede del Partito Democratico. Quindi c'era qualcosa che perché non andava. Se la prendeva con Renzi quando Renzi non era più al governo del paese. Perché Renzi aveva incarnato prima questa grande speranza del cambiamento, certo. E poi dopo è stato vissuto come il traditore del cambiamento. Esatto. Però adesso dobbiamo andare in pubblicità, volevo fare un'ultima considerazione, poi andiamo in pubblicità. No, però si è andato più sul giudizio su Renzi, simpatico, antipatico, arrogante o non arrogante, e non su quello che aveva fatto. Però, e quindi questo ha impedito, voglio dire, quel lavoro che sì, diceva prima, un contraddittorio vero fra Di Maio e Salvini, che venivano giudicato per quello che proponevano, e noi invece era più un giudizio sulla persona. Però il voto massiccio, diciamo straboccante, debordante dei 5 Stelle al Sud è anche un problema di tipo sociale, cioè lì c'è anche qualcosa che non ha funzionato nella politica, evidentemente, perché sì, la narrazione è tutto va bene, però lì poi è emersa proprio una sì, insoddisfazione, è un crescente malessere sociale che... Lì abbiamo abbandonato il campo, non abbiamo raccontato quelle storie di cui raccontavo, perché ci sono tanti militanti, persone che credono nel PD, nella storia del PD, negli ideali, nei valori. Non sono state valorizzate quelle persone che appunto magari stavano nei quartieri periferici a fare volontariato, a dare una mano, a gestire i problemi appunto legati ai conflitti identitari sul tema dell'immigrazione, dentro le case popolari. Ed è stato affidato il partito ai cacicchi locali, ai capetti locali, questo... i presidenti di regione con le loro clientele. E questo è stato un grossissimo errore. Per quello dico, non dobbiamo più raccontare solo il PD di governo, ma dobbiamo raccontare anche il PD che sta nella società, che collabora con quel tessuto straordinario del volontariato. Lo dovrete fare dall'opposizione, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Siamo tornati, siamo in diretta con Alessandro Alfieri, senatore e segretario regionale del PD, forse ancora per poco perché poi ci sarà un congresso, questa è una fase di transizione, ma magari ne parliamo dopo. Io rinnovo ovviamente l'invito ai nostri telespettatori a chiamarci, però nel frattempo devo leggere anche i messaggi che sono arrivati. Voi leggete in sovraimpressione anche il numero per mandarci i vostri messaggi di WhatsApp, che sono numerosi, e io allora adesso li leggo. Vi chiedo sempre se è possibile di mettere il vostro nome, così almeno sappiamo chi ci scrive. Allora, il PD, dice Mario da Brescia, il PD saprà fare opposizione nel momento in cui troverà la condivisione su un leader unitario che dovrà parlare solo lui per il PD nelle occasioni importanti e tornerà in mezzo alla gente. Questo dice Mario da Brescia. Questo è un tema vero.
E un altro telespettatore che però non si firma dice: 4 dicembre il PD battuto dalla sinistra, dalla sua estrema sinistra, dalla CGIL e ANPI, e gli altri hanno goduto. Questo ovviamente apre il problema dei rapporti a sinistra, che sono sempre molto interessanti. Un altro telespettatore dice: anche io dalla Valtellina, il PD è più a destra della destra, razzista con chi non la pensa come lui, questioni di genere e immigrazione, aggressivo con i lavoratori privati, piano a piano dalle loro garanzie minime, interessato al potere economico. Quindi questa è una critica molto forte, dice che il PD ha un atteggiamento di supponenza verso chi non parla. E poi un altro telespettatore, Lorenzo, dice: a maggio, evidentemente l'anno prossimo, ci sono le europee, come si presenterà l'Italia, che cosa farà il PD? E poi dice: è vero che Salvini sta sul libro paga di Putin? Questa è una cosa che è venuta fuori oggi, cioè cominciano a venire fuori, lui ha smentito ovviamente. Poi Franco dice, in una parola, il suo ospite ha perfettamente sintetizzato la logica, sempre ammesso che logica sia, del PD. Abbiamo tenuto a galla l'Italia, dice, non è sufficiente, non merita di galleggiare perché è una terra di poeti, santi e navigatori. Quindi insomma questa è una critica, cioè dice: voi avete sì, forse dite di aver tenuto a galla, ma forse avreste dovuto fare di più. E poi Antonio invece molto più critico dice: come potrà il PD fare bene l'opposizione se non ha saputo governare? Questo dice Antonio. Poi c'è un altro messaggio, l'ultimo, no ma è un messaggio alla segreteria, io non lo posso ascoltare. Ecco, dico ai nostri telespettatori che se ci mandano messaggi audio, purtroppo io non li posso ascoltare. No, ne è arrivato un altro, il PD doveva tutelare i diritti dei lavoratori invece che l'articolo 18. Questo lo scrive un altro telespettatore. Quindi insomma le questioni sono molte, le critiche sono piuttosto forti. Pronto? Vincenzo Pavia, saluto tutti e due, buonasera. Buonasera Vincenzo, buonasera. Io volevo fare 3 o 4 osservazioni. Ecco, ne faccia due Vincenzo, lavoro. Velocemente. Sì, velocemente, riforma del lavoro, no? Hanno licenziato i cinquantenni e hanno assunto i giovani. Avrebbero dovuto dire: tu non mi licenzi chi c'ha 50 anni, gli paghi 2-3 mesi e poi mi assumi il giovane, no? Gli 80 euro a parità di reddito sono 80 euro di tasse pagate in meno al mese. A parità di reddito un pensionato paga 80 euro al mese in più di uno che lavora, perché gli 80 euro sono tasse che si pagano in meno. Riforma sanitaria, hanno massacrato i cittadini. La dottoressa non può segnare più un attacco, una risonanza, deve fare impegnativa per andare da un medico. Poi prenoti la visita, perdi tempo, quello ti segna risonanza e via dicendo, no? Quarto e chiudo, a fine anno si sono inventati, dal 1 gennaio, l'IVA sui funerali al 10% e la tassa sui morti. Quando uno muore deve pagare 30 euro di tassa, non so se è l'IMU del cimitero questo, no? Potrei andare avanti, però ho detto 4 cose. Va bene. Vi saluto, buona continuazione. Grazie, buonasera. Allora, cominciamo a rispondere un po' ai nostri telespettatori. Partiamo dalla prima, dal telespettatore di Brescia. Di Brescia. Dice una cosa, a mio avviso, molto vera, su cui noi dobbiamo riflettere. Oggi, cioè, ha senso ancora un partito come il Partito Democratico, con leadership plurime, diciamo, con più persone che parlano a nome del Partito Democratico? Io penso che non regga più. Cioè, nella modernità e in un sistema di comunicazione come quello odierno, e tu parli a una vasta fetta della popolazione italiana e devi semplificare molto il messaggio. Noi con una leadership, con tante persone che dicono magari il contrario di quello che ha detto un altro esponente il giorno prima, a mio avviso non reggiamo più. C'è bisogno di sapere il Partito Democratico quale posizione abbia. E allora io penso che noi abbiamo tollerato dal 2011 in poi che ci fossero delle persone di volta in volta diverse, che votassero sistematicamente contro la fiducia al proprio governo. Allora, tu puoi anche discutere, litigare, devi garantire che dentro gli organismi dirigenti ci siano anche posizioni diverse, sensibilità diverse, ma poi quando si vota e si decide che quella è la posizione del partito, poi quella è la posizione del partito e tutti la devono rispettare. Ma non è un po' la nostalgia del centralismo democratico? No, non è il centralismo democratico, perché si discute e si vota. Poi dopo il leader interpreta quella che è la posizione che è stata assunta, perché sennò noi rischiamo di non essere percepiti però, e capiti, ecco, va bene, se ci sono troppe voci. Però se c'è un leader forte come era forte Renzi,
che poi alla fine viene in qualche modo... Non deve essere messo in discussione, non è che debba essere forte, deve essere autorevole. Se lo mette in discussione poi la gente, se lo mette in discussione il cittadino, poi cosa succede? Bisogna anche saper cambiare rapidamente. Come si fa a selezionare un nuovo leader? Quando uno viene bocciato dalle elezioni sonoramente, come ha fatto Renzi, si dimette, adesso noi apriremo il nostro percorso verso il Congresso. Ma chi è oggi allora il leader del Partito Democratico? In questo momento c'è un segretario reggente, non c'è un leader che è stato legittimato da un Congresso, c'è un segretario reggente a cui è stata affidata la guida del partito all'interno della direzione, che è il nostro organo di direzione politica. La prossima assemblea, che sarà subito dopo le elezioni amministrative, darà il via al Congresso, quindi per noi da settembre sarà l'occasione di rinnovare l'intera classe dirigente, sia a livello territoriale, lo faremo qui a Como, dove siamo adesso in questo momento in studio, lo faremo in tutto il territorio lombardo, nelle regioni italiane, poi voteremo per Ma il suo candidato, il capo del partito. Se lei ha un candidato? Ma no, in questo momento non lo possiamo ancora dire, noi apriremo il nostro congresso, una volta che si apre ci saranno le candidature. Ma Martina potrebbe essere un buon segretario del PD? Ma Martina ha fatto bene in questi anni, può essere una delle figure, ce ne sono altre, si è parlato di Gentiloni che ha lavorato bene al governo del paese, può interpretare, ci sono Pronto? Tante altre persone, Minniti che ha lavorato bene al governo. Buonasera, come si chiama signora? Io Maria. Da dove chiama signora? Da Milano. Buonasera, prego. Volevo rispondere a quel signore lì. Quel signore lì è il senatore Alfieri, prego signora. Posso rispondere? Certo, dica signora. Allora, gli dica a quel signore lì che se devono vergognare la sinistra, perché quelle là prima di tutto che ha due giorni che sono ancora lì. Prima di tutto, e già hanno cominciato a criticare. Loro si devono vergognare che hanno infestato l'Italia di marocchini, delinquenze, furti, scippi e rapine, e nessuno ci ha difeso, nessuno. La gente lì a Milano, a San Siro, la gente si è dovuta chiedere con i cancelli. Dobbiamo arrivare a questo punto? Vabbè, che non c'è più libertà. Il suo ragionamento è chiaro, signora, detto in maniera... Devono vergognare, guarda. Va bene. Perché, guarda, soprattutto Alfano, una pistolata in testa ci devono sparare. No, beh, questo mi pare veramente un po' eccessivo, signora Maria. Mi scusi, io la saluto. No, la saluto perché lei io questa cosa... Ho capito, signora, però grazie. Dico. Grazie, signora Maria, grazie. No. Però adesso io mi dissocio completamente perché questo modo di ragionare, no. Ad Alfano si possono dare tutte le critiche del mondo, però diciamo che una pistolettata la andiamo a dare a qualcun altro, magari non so, la spariamo in aria per festeggiare il Capodanno. Però ecco, questo sentimento, questa rabbia profonda dei cittadini per esempio verso l'immigrazione, la signora diceva più furti, rapine, in realtà i numeri dicono un'altra cosa, cioè dicono che i reati sono in calo, però la famosa percezione è diversa. Ma la rabbia e il rancore l'ho misurata anch'io girando per la Lombardia, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Contrasta un po' con la realtà, perché i numeri lo dicono chiaro, tanto che oggi lo stesso Salvini ha dovuto ammettere a torto collo dicendo che Minniti ha fatto un discreto lavoro, perché gli sbarchi nell'ultimo anno sono diminuiti dell'80%, quindi l'ha riconosciuto lo stesso Salvini. Quindi il punto è capire come noi riportiamo nei paesi di origine le persone che non hanno diritto di stare qui perché non hanno la protezione internazionale o lo status di rifugiato. Quello è il momento più complicato, perché sia per le regole italiane che per le regole europee tu hai la possibilità di fare ricorso, devi avere i soldi per rimpatriare, i rimpatri costano tantissimo. Bisogna anche capire dove mandarli, perché questa gente non sa neanche... Non hanno i documenti, vanno identificati, ci vogliono gli accordi bilaterali con gli altri paesi. Salvini si è reso conto e comincia a dire, però andiamo con i piedi di piombo, perché lui ha promesso tanti rimpatri, però i rimpatri costano, soprattutto quelli fatti con i voli di linea, 10.000 euro per portare una persona, perché deve essere accompagnato da due persone, deve andare, si deve fermare, i due agenti di polizia devono ritornare, quindi viaggio, alloggio, missione, quindi costa il tutto 10.000 euro il rimpatrio, una cifra enorme. Quindi da questo punto di vista, sai, un conto è lanciare gli slogan in campagna elettorale, però la rabbia rimane, ma infatti è un tema, l'ho detto io per primo, noi abbiamo raccontato un pezzo d'Italia e non abbiamo riconosciuto le ansie, le inquietudini e le paure, perlomeno per rassicurarli, per dirgli guardate che lo stiamo governando i fenomeni. E, i reati come le rapine e gli scippi, in realtà in Italia da un po' di anni, con i governi di centrodestra e di centrosinistra, sono in diminuzione.
Però ci sono alcuni luoghi, alcune periferie che pagano più di altri. Il rapporto dentro la modernità dello scontro, diciamo, tra quei conflitti identitari di cui dicevo prima, tra persone che arrivano da storie differenti. E lì, più che altrove, si misurano tutte le contraddizioni della globalizzazione. Milano ne è un esempio. Hai alcune parti di Milano che sono tra le più ricche di Europa, con la migliore qualità della vita, con i servizi migliori, con una rete di metropolitana che non ha eguali. E da questo punto di vista si vive benissimo. Poi però ci sono alcune realtà dove invece però, ecco, vedi tutte le difficoltà, scatta la lotta fra poveri. Allora, Ho capito, dobbiamo mandare la pubblicità, però voglio fare una riflessione e poi dopo magari la riprendiamo dopo la pubblicità. In quella Milano da bere, come si diceva una volta, il PD ha vinto, nel senso che addirittura ha proprio vinto nei collegi centrali della città. Nella Milano delle periferie, dove una volta in realtà il partito della sinistra avrebbe dovuto stravincere, a Sesto San Giovanni piuttosto che così, invece non succede più. Vuol dire che è anche cambiata la base sociale del PD, oppure vuol dire che è proprio un mondo alla rovescia questo che stiamo vivendo? No, io penso che, ne sono straconvinto, noi non abbiamo compreso le ansie e le inquietudini, non le abbiamo riconosciute, non gli abbiamo dato delle parole d'ordine, non abbiamo fatto un racconto che arrivasse ai soggetti più fragili. Ma non bisognava fare una politica per risolvere certi problemi? Sì, però noi gli strumenti li abbiamo messi in campo, perché gli strumenti per la lotta alla povertà li abbiamo messi in campo, e che non sono arrivati, sono arrivati altri messaggi. È arrivato il salvataggio delle banche venete, quello è arrivato ed è stato raccontato. E quindi torniamo al problema della comunicazione. Le trasmissioni tambureggianti che Berlusconi ha interrotto. Hanno aumentato la percezione che ci fosse in Italia un'invasione. Allora, secondo me in Italia non c'è un'invasione, però dall'altra parte alcuni miei compagni di partito hanno sminuito questo problema, anche alcuni problemi legati all'immigrazione. È chiaro. E ci si è arrivati tardi, perché Minniti è arrivato un anno prima e ha fatto un grosso lavoro, perché è riuscito a diminuire gli sbarchi, ha incominciato a ragionare sui centri di identificazione e di rimpatrio, ben sapendo che bisogna dare dei segnali sui rimpatri, perché tu in quel momento dai un messaggio alle persone che capisci che c'è un problema. E dando il segnale che tu rimpatri chi non ha diritto di stare qui, dimostri che stai governando quel fenomeno e che capisci che c'è un problema in alcune aree del paese. Ne parliamo, continuiamo a parlarne dopo la pubblicità. Ringrazio sempre tutti i nostri telespettatori che ci chiamano, ci seguono con le loro interruzioni ben volute, anche se la signora Maria ha un po' esagerato nelle sue riflessioni. 031-3300-655, voi vedete il numero in sovrimpressione per chiamarci, 335-7084-396 per scriverci su WhatsApp. Vabbè, io volevo leggere qualche messaggio, però abbiamo una nuova telefonata e sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Agatino, telefono da Milano. Agatino? Sì, Agatino. Buonasera, sì. Agatino, buonasera. Ci volete dire questo signore del PD? Sì. Io ho votato per 50 anni il PD, io sono una persona molto grande. Questi signori non hanno fatto... Però lei ha votato, scusi, si fermi Agatino, perché il PD ha 10 anni, lei ha votato che cosa prima, la DC o il Partito Comunista? No, io di partito e ciò sono grande, 80 anni, ho 60 anni che voto. E invece io non voto più... Dica. Partito Comunista, PD, Rifondazione Comunista, ho votato sempre di sinistra. Però è 8 anni che non voto più per questa gente, perché non hanno fatto mai niente questa gente. Invece gli ultimi 5 anni, quando è arrivato Renzi ha rovinato l'Italia. Ma lei però mi deve motivare, mi dica almeno un motivo per cui lei dice questa cosa. Perché io vedo delle persone, io abito a Milano, non questa signora ha detto Milano. Dica.
Non si fermi a Gattino. Non hanno fatto niente, hanno fatto solo lavoro un'ora, due ore. Per loro è una persona che prende un lavoro. Invece le persone devono essere lavorate, a dargli il lavoro. Noi dicono, abbiamo fatto milioni di posti di lavoro. Con un'ora di lavoro dicono che è un posto di lavoro. È chiaro, lei introduce un altro argomento interessante. Va bene, grazie a Gattino. Adesso facciamo rispondere il senatore Alfieri. C'è il problema, appunto, anche questo è un problema, no? Riforma del lavoro, ci sono più lavoratori, anzi abbiamo toccato il record proprio qualche giorno fa, però questi lavoratori non sono tutti ovviamente a tempo indeterminato, molti sono lavoratori precari. È giusto, cioè è più importante avere tanto lavoro anche se precario oppure avere meno lavoro ma più stabile? Diciamo che sono aumentati gli occupati ma sono aumentate anche le ore di lavoro, da 42 a 43 milioni di ore lavorate, quindi da questo punto di vista l'aumento c'è stato anche su quel versante. È chiaro che ci sono alcuni lavori molto molto flessibili su cui noi dobbiamo decidere che cosa fare. Allora, ci vanno bene i voucher, non ci vanno bene? Io penso che i voucher abbiano portato fuori, diciamo, dal lavoro nero tutta una serie di persone, e questo lo trovo positivo, perché prima Parlava di reintrodurli i voucher, sì, anche se solo in parte. Come al solito, si butta via il bambino con la casporca. Allora, è chiaro che il voucher non può essere come un sostituto di un vero e proprio contratto, certo. Quello non va bene. Quindi bisogna toglierli ad esempio dal mercato dell'edilizia, dove si usavano i voucher per fare una sorta di neocaporalato con qualche garanzia di emersione dal nero. Però invece per i lavoretti, per i piccoli lavoretti, i voucher funzionano, sono efficaci, permettono di tracciare il lavoro. Possono essere messi dei limiti, che non puoi superare tot, sì, ore di lavoro. Però in fondo era una contribuzione anche, insomma, il 25%, non è che fosse poco, insomma, tra tutto era... Estendeva sicuramente delle tutele laddove prima non c'erano, quindi uno sforzo per portare fuori dal nero, per aumentare le tutele, per estendere ad esempio alle donne alcune tutele che prima non avevano su alcuni tipi di contratto, quindi... È stato fatto. È chiaro che siamo in un passaggio di trasformazione epocale. Ecco, per esempio, stasera, comunque Di Maio ha detto, il nuovo ministro del lavoro, ha detto che ha parlato con questi ragazzi, che i moderni Pony Express, cioè, quelli che portano i rider. Esatto, che portano in giro il cibo e così. Ha detto: vi prometto un contratto, vi prometto un salario minimo e così via, no? Da un certo punto di vista, questo per esempio è un argomento, io credo, non so, sì, che è abbastanza di sinistra, che però poi si scontra con l'organizzazione del lavoro di queste grandi multinazionali. A questa domanda mi risponde dopo la telefonata, perché questo è un elemento interessante, cioè perché non l'avete fatto voi? Pronto? Buonasera Dario. Buonasera. Sono Carlo da Milano. Buonasera Carlo, prego. Saluto il dottor Alfieri. Buonasera. La crisi del PD ha un nome e cognome, caro Alfieri, si chiama Matteo Renzi. Matteo Renzi ha fatto credere che con la sua gioventù, i suoi 40 anni, sarebbe stato l'uomo nuovo che avrebbe portato il paese fuori dalle sacche della globalizzazione. Invece purtroppo si è rivelato una persona che ha sempre guardato avanti ma non ha mai voltato lo sguardo verso tutte le persone che gli lasciavano indietro un bagaglio di macerie. Questo è l'elemento che non è... Quindi non secondo è lei chiarito. Il problema del PD è stato Matteo Renzi, quindi per lei risolvere il problema del PD significa cambiare leader, affermare un nuovo leader. Ma devono capire una cosa... che se l'ombra di Matteo Renzi aleggerà sempre all'interno di questo nuovo futuro PD, non nascerà mai una nuova sinistra antagonista al classismo della nuova destra. Il problema è raccogliere tutte le anime, ma soprattutto prendere per mano una società che ha
perso determinati valori e non si ritrova più in quelli che erano i fondamentali di una sinistra che parlava ai deboli, ai poveri. Questo è interessante. Se non riprende questo spirito la sinistra non ce la farà mai. Confido in Alfieri, che è un uomo moderato e di piena capacità. La saluto. Grazie Carlo, grazie. Mi sembra una riflessione che comunque ci permette anche di tornare su quel ragionamento che stavamo facendo prima. La sinistra deve riprendere per mano tutta questa gente che ha abbandonato. Io penso si debba fare una battaglia per ripristinare delle condizioni di equità sociale. Nel discorso che ho iniziato prima, spiegando che un pezzo di ricchezza si è spostata verso altri paesi, Russia, Cina, Estremo Oriente, la globalizzazione sposta ricchezza. Complessivamente la torta è aumentata, però la si sta dividendo in maniera diversa rispetto al passato. La famosa torta di Asterix, che uno a livello nazionale, cioè a livello internazionale, uno dice vabbè, c'è più equità oggi, però vaglielo a spiegare agli italiani che prima avevano una torta più grande e adesso hanno una torta più piccola, e quella torta più piccola all'interno del paese è distribuita in maniera diseguale, perché quegli imprenditori o quelle persone che sono in grado di affrontare la globalizzazione vanno all'estero, colgono quote di mercato crescenti perché hanno fatto ricerca e sviluppo, sono in grado di sfruttare i bandi europei, di stare in Europa da protagonisti. C'è una parte invece che nella globalizzazione ha pagato un prezzo elevato. Noi siamo stati al governo in questi anni e siamo stati percepiti come quelli che hanno difeso solo alcuni rispetto ad altri. Quindi voglio dire, noi veniamo da una storia per cui il tema dell'equità sociale è fondamentale. Questo dei rider è un punto simbolico. Non a caso 10 giorni fa il nostro segretario reggente Maurizio Martina ha voluto incontrarli prima ancora di Di Maio per capire come affrontare questo cambiamento. Le società non vogliono cambiare lo status di lavoratore autonomo. Adesso io non so se la soluzione sia quella di Di Maio, facciamo un contratto nazionale per i rider, o dentro il lavoratore autonomo, esatto, garantire un salario minimo. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, sono Minia. Sì, come si chiama? Sono Ernesto dalla provincia di Varese. Ernesto? Prego Ernesto, parli pure. Buonasera. Ernesto, Ernesto, lo dico a lei come a tutti, dovete abbassare la televisione e parlarci al telefono, altrimenti sì, ci si... Un attimo che lo faccio. Grazie. Ecco. Eccoci. Prego Ernesto, dica pure. Buonasera, saluto il senatore Alfieri. Buonasera, ciao. Un paio di riflessioni. Una sulla morte del povero sindacalista immigrato. Sì, il ragazzo del Mali che è stato ucciso in Calabria. In Calabria, dove il PD giustamente ha protestato perché non c'è stato nessuna rappresentante delle istituzioni davanti a un fatto così grave. La seconda cosa, abbiamo la questione di Gioia Tauro, appunto, che ormai è da anni che è così, e noi alcune volte guardiamo la Libia dove le persone sono mal ospitate. La questione di Gioia Tauro era capricciante, tutte queste povere persone sotto le lamiere eccetera eccetera. Io proporrei al PD di, attraverso un'opposizione dura ma anche costruttiva, di vedere come mai dopo tanti anni non si è ancora riuscita a sistemare questa questione. Va bene. Una seconda, se posso dire ancora una cosa. Velocissimo Ernesto. Ecco, se posso dire ancora una seconda cosa, non so bene come funzioni, mi si perdoni l'espressione, il trattamento del portaborsa, adesso non so come si chiamino. Sì, assistenti parlamentari si chiamano. Assistenti parlamentari, ecco. Io proporrei che queste persone vengano assunte obbligatoriamente, perché è impossibile che un senatore o un deputato possa far tutto da solo, che questa cassa venga gestita a livello centrale, e quindi creeremo un po' di lavoratori, un migliaio di lavoratori, posti di lavoro gratificando delle persone. Va bene, grazie. Saluto Ernesto, la devo interrompere, la ringrazio, grazie Ernesto, grazie. Prego. Ecco, perché i rider ma anche i lavoratori, insomma, raccolgono i pomodori a 2 euro o 3 euro al giorno.
Questo non è, diciamo, non è, è schiavismo più che sfruttamento. Qui siamo di fronte a qualcosa che va al di partiamo là. Partiamo dal pezzo che è stato fatto. Cioè, il Partito Democratico al governo per la prima volta ha fatto la legge contro il caporalato. E quindi questo è stato un primo passo. Adesso, dentro la modernità in cui cambiano le modalità di lavorare, io mi metto dalla parte del consumatore. Molto spesso faccio riunioni la sera, torno molto tardi, arrivo a Milano, alzo il telefono e mi portano un pasto a casa. A me e a molte persone è migliorata la qualità della vita. A qualsiasi ora possono ordinare, certo, mangiare, non devono farsi da mangiare. Quindi nella modernità c'è un miglioramento per una, certo, parte della popolazione. Però a che prezzo? Questo è il punto. Al prezzo di far lavorare. Al prezzo questo... di far lavorare. Allora, dobbiamo eliminare quel servizio che ci permette di ordinare a qualsiasi ora, che ce lo portino a casa, o lo manteniamo, però aumentiamo anche le tutele per chi si muove in bicicletta? Perché non sono tutti uguali. Se tu paghi a cottimo, e cioè paghi a numero di consegne, è chiaro che questi devono correre il più velocemente possibile. Capitano gli incidenti, purtroppo uno drammatico, ha perso la gamba una di queste persone. Oppure gli garantiamo un minimo all'ora, in modo tale che quello è garantito, non deve correre come un pazzo, ecco, però, e poi gli dai un pezzettino domanda, in più. Questa domanda la risposta la dovete dare voi. Sì, però noi possiamo creare un sistema di regole e poi un pezzo lo devono fare anche le società. Non a caso Foodora per prima ha detto estendiamo l'assicurazione, la paghiamo noi, non se la devono fare loro. Adesso un po' di pressione mediatica e un po' di moral suasion da parte dei partiti, un pezzo di lavoro da parte dei partiti, e alcune garanzie possono essere estese. Ecco, io non so se il contratto rischia, mettendo un contratto troppo pesante, che queste persone licenzino di fatto, sì, una serie di queste persone, o non sia invece il fatto manteniamoli pure lavoratori autonomi, però garantiamo che ci siano alcuni standard di qualità per queste persone, quindi che debbano pagargli l'assicurazione, che gli debbano garantire un salario minimo e non debba essere un, diciamo, non debbano essere sottopagati. Mandiamo la pubblicità e poi torniamo, perché parleremo anche dei rapporti a sinistra, perché è un argomento piuttosto importante per in un paese dove la sinistra sembra essersi un po' squagliata. Dopo la pubblicità. Ci avviamo alla conclusione, ma ancora abbiamo un po' di minuti, e stiamo parlando con Alessandro Alfieri, senatore della Repubblica e segretario del Partito Democratico in Lombardia. Affrontiamo il capitolo che qualche telespettatore ha aperto dei rapporti a sinistra, no? La sinistra si è divisa prima delle elezioni ed è stato un patatrac, cioè veramente un disastro. Adesso che la mia domanda rimane lì sospesa, sì, ma la risposta la vorrei, sì, che cosa succede? Perché questo è anche un capitolo della crisi, sì, del PD e non soltanto. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere al senatore... Come si chiama? Scusi, come si chiama? Andrea, da dove chiama? Da Tavernerio. Da Tavernerio. Buonasera, volevo Andrea. Volevo chiedere al senatore se ci sarà una riappacificazione, non mi viene, una ricongiunzione... Una riappacificazione? Sì, infatti... con gli ex, ecco, è la domanda che stavo facendo anch'io, che cosa, ecco, succede, e poi un'altra cosa, cioè tutti che sputavano sugli 80 euro, no? E poi rischio di inclusione, vedremo cosa si farà più avanti se verrà ripreso. Va bene, grazie Andrea, bene, molto chiaro, grazie, buonasera, grazie. Ecco, Andrea le ha fatto la mia stessa domanda, che cosa succede a sinistra? Io penso non si debba ragionare sulle vecchie sigle, si debba parlare a un elettorato di sinistra che magari ha visto abbandonare alcune parole d'ordine, alcune battaglie, riportare al centro il tema dell'equità sociale. Mi dicevo, il mondo cambia, la torta italiana è più stretta, come facciamo sì che, diciamo, gli aspetti positivi della globalizzazione non vadano solo a vantaggio di chi ha redditi più alti? Per esempio io faremo una battaglia, ma senza quartiere, alla flat tax. La flat tax va a beneficiare chi ha i redditi più alti, perché quindi secondo voi è ingiusta? Rischia di penalizzare i redditi medio-bassi. Noi dobbiamo fare delle politiche che mantengano la progressività,
Cioè, non è possibile che il ricco e il povero paghino le stesse cifre. Perché noi facciamo ad esempio da anni la battaglia contro la Regione Lombardia che sul super ticket lo fa pagare uguale tra i 14 e i 65 anni, che tu sia ricco o povero paghi la stessa cifra per farti un attacco, una risonanza magnetica. Per me è inammissibile. Cioè, chi ha redditi più bassi deve pagare molto meno, come capita in altre regioni. Ma la sinistra? E non bisogna mettere in dubbio la progressività, è un principio fondamentale per distribuire in maniera equa il reddito. Se noi riprendiamo a fare queste battaglie senza timidezze, io penso che parliamo all'elettorato di sinistra, senza inseguire troppo le sigle. Cioè, non vi interessa, diciamo, accostarvi di nuovo all'EU o che so io ad altre... Ma verranno loro da noi? Se noi ricominciamo a fare un racconto che parli insieme a chi è in grado di stare nel mondo della globalizzazione, di tirare, di costruire reddito, di costruire posti di lavoro, e insieme ai soggetti più fragili, però, che hanno pagato un prezzo pesante della crisi e sono rimasti questo spaventati. È chiaro, ma destra e sinistra sono ancora categorie accettabili, giuste, sì, coerenti con il mondo in cui viviamo? Io penso proprio di sì, l'abbiamo visto anche nel passaggio di queste settimane. C'è chi pensa che la democrazia non sia qualcosa di fondamentale, che occhieggia i modelli russi di democrazia autoritaria. Noi pensiamo invece che la democrazia, la libertà di pensiero, la libertà di stampa, il fatto che in qualche modo ci debbano essere i diritti e la tutela dei bisogni. A me ha impressionato, adesso sentiamo la telefonata, sentiamo, poi vorrei continuare questo ragionamento. Pronto? Buongiorno, buonasera. Buonasera. Lei è? Vittorio da Merate. Buonasera, senta, Vittorio. Senta, volevo fare una domanda che non è proprio inerente alla trasmissione, ma ho visto una TV pirata che entra spesso nei vari giornali. Sì, abbiamo questo problema, sì. Una certa telepedra, mi sa dire qualcosa, perché la cosa è un po' inquietante. No, è inquietante, guardi, è inquietante, però non le so dire niente. Abbiamo delle incursioni durante la giornata, però non le so dire di più. Stiamo cercando di capire, c'è qualcuno che si insinua nelle nostre frequenze. Va bene, grazie. Va bene. Grazie Vittorio, grazie. Stavamo dicendo... concludiamo questo ragionamento sul tema della democrazia. C'è chi pensa che noi possiamo rinunciare anche, diventano secondari i diritti politici e civili, perché l'importante sono i diritti economici e sociali. Cioè, il tema è: mettiamo qualche soldo in più nelle tasche degli italiani, basta parlare, come ha fatto la sinistra, di biotestamento, di unioni civili. E questa è una cosa che oggi, per esempio, sul Corriere della Sera veniva detto in maniera chiara, alcuni parlamentari grillini o del Movimento 5 Stelle, che dir si voglia, sembra che abbiano fatto questa considerazione, cioè: attenzione, l'alleanza con la Lega ci porta a rinunciare a un po' di diritti civili, di democrazia, per promuovere un po' più di diritti sociali, e questo potrebbe essere pericoloso. Qualcuno dice: stiamo uscendo da una fase di crisi, prima bisogna garantire il pane, okay? Poi dopo il resto. Invece una nazione cresce se garantisce sia i diritti civili politici che i diritti economici e sociali, che devono andare di pari passo. Io penso che questo sia fondamentale per una nazione. E poi il tema dell'Europa. Il tema dell'Europa è centrale. Cioè, noi pensiamo veramente che l'Europa sia fondamentale per affrontare le grandi sfide internazionali e non sei più in grado di affrontare con le misure nazionali. La lotta alla criminalità organizzata, la lotta al terrorismo internazionale di matrice islamica, l'uscita dalla crisi economica, i grandi cambiamenti climatici, come li affronti? Lo fai a livello europeo, però non, sul tema non riesci dell'Europa, a farlo da solo a livello nazionale. Sul tema c'è una visione diversa rispetto alla Lega. Però mi interessava ancora ragionare un minuto dopo la telefonata sulla questione sociale, perché è lì che secondo me la flat tax è evidente, la flat tax, i ricchi e i poveri che pagano le stesse tasse, per noi è inammissibile. Pronto? Invece la sinistra dice che si paga in base pronto? Al reddito. Sì, pronto, signora. Pronto? È in diretta, come si chiama? Io mi chiamo Rosa. Da dove chiama, signora Rosa? Io chiamo da famiglia, sono una donna di 71 anni. Prego. Parlate di tutto, ma tranne che le pensioni. Io prendo 450 euro al mese. Posso campare, secondo lei? Parlate di questi bastardi che vengono da tutte le parti del mondo a prendere i soldi qua degli italiani. E noi facciamo la fame. Questo voglio dire, basta. Va bene. Solo una domanda. Signora Rosa, c'è ancora?
Sì, c'è ancora. Volevo chiedere, ma lei nella sua vita ha lavorato? Perché prende così poco di pensione? Perché ha fatto la casalinga? No, perché i primi 7 anni ho fatto la casalinga perché avevo 2 figli. Mm. Dopo, tutti i nostri pagamenti di tasse non ci sono più. Non li hanno più trovati da nessuna parte. Mm. Quindi mi hanno dato una sociale. Siccome poi mi sono operata di tumore 10 anni fa, mi hanno dato questi 448 euro. E faccio la fame. Va bene, è chiaro, signora Rosa. Facciamo rispondere il senatore. Grazie, grazie. Bravo, grazie. E questo è un altro problema. Anche se non è che la pensione della signora dipenda dal fatto che ci siano presenti gli extracomunitari o gli stranieri, però anche questo è un problema. Nel contratto di governo Lega 5 Stelle si parla della pensione di cittadinanza, cioè portare almeno tutte le pensioni, quelle che non raggiungono oggi questa cifra, a 780 euro. Giusto, sbagliato, possibile, impossibile? Sarebbe bello, però non bisogna prendere in giro i cittadini italiani, costa tantissimo, sono parecchi miliardi. Cioè, loro devono spiegarci come possono fare il reddito di cittadinanza che costa almeno 20 miliardi, la flat tax che è oltre i 50 miliardi e il tema della riforma Fornero che sono altri 16 miliardi. Arriviamo a cifre monstre, se poi ci aggiungiamo anche l'aumento così forte delle pensioni, arriviamo a un totale di 100 miliardi. Le ultime finanziarie, legge di stabilità, sono arrivate a un massimo di 25 miliardi, quindi loro dovranno scegliere. Però il problema della signora Rosa esiste, prende sì, 450 esiste. Euro al mese, che cosa dubbio. Si può fare? Non c'è dubbio. Allora, una delle proposte che noi avevamo messo in campo in campagna elettorale era quella di aumentare le pensioni minime. Il punto è capire poi la signora se è da sola o ha un'altra persona che sta accanto a lei che percepisce una pensione, perché se è da sola allora può avere accesso a una serie di strumenti di welfare che l'aiutano a integrare. Il problema è, lei non ce l'ha detto, quindi sì, noi non sappiamo. Il tema è riformare complessivamente tutti gli strumenti di welfare. Ci sono alcune persone che ne prendono di più, cioè prendono magari la pensione minima, poi però hanno l'accompagnamento, poi magari hanno le misure della social card e si sommano misure diverse. Ci sono altri che invece non riescono ad avere tutte queste misure e rischiano di essere invisibili. È chiarissimo. Ci vuole una riforma del welfare complessiva. Dobbiamo andare in pubblicità, però telegrafico, non le sembra, cioè non fa davvero impressione il fatto che i nostri telespettatori, alcuni, però associno il problema alla presenza degli stranieri? Cioè davvero si è creato una sorta di, non lo so come chiamarlo, di gigantesco incubo, un nightmare proprio gigantesco. È stato molto bravo Salvini dal suo punto di vista, per me non bravo, però è stato bravo in termini di comunicazione a raccontare e a mettere in relazione il tema dell'accoglienza degli extracomunitari che arrivavano con tutti i mali del paese. Allora, non è che se adesso sono diminuiti gli sbarchi, noi in maniera così, voglio dire, automatica abbiamo più soldi per aumentare le pensioni, per fare la flat tax, per fare la riforma delle pensioni, perché la flat tax ti costa una cifra che arriva a 50 miliardi. Infatti, nessuno la sa valutare. Salvini diceva il capitolo accoglienza è 5 miliardi, e adesso ci arrivo. Quindi stiamo parlando di una roba di 50 miliardi la flat tax e stiamo parlando di 5 miliardi l'accoglienza. Poi andiamo sui 5 miliardi che dice. No, ma ci andiamo dopo Salvini. La pubblicità. No, perché è importante questa cosa. Va bene, cosa. Allora ci andiamo dopo la pubblicità, partiremo di nuovo con il capitolo dei 5 miliardi dell'accoglienza. Bene, siamo tornati in diretta, stiamo parlando con Alessandro Alfieri, senatore e segretario del Partito Democratico della Lombardia, il quale ci doveva spiegare il suo punto di vista sui 5 miliardi dell'accoglienza. Diamo le cifre così capiamo in Italia di cosa stiamo parlando. Allora, più di 200 miliardi gli aggregati pensione, previdenza, assistenza, 115 miliardi per la sanità, più di 60 miliardi per l'educazione. L'accoglienza complessivamente, il capitolo accoglienza è 5 miliardi, però andiamo a vederlo, perché questi 5 miliardi perché si chiamano così, si chiamano accoglienza? Perché è stato il modo
per andare in Europa e scomputare quei 5 miliardi dal calcolo del patto di stabilità, in modo tale che noi abbiamo 5 miliardi in più da spendere complessivamente per lo Stato. In buona parte ci dà l'Europa, se non ricordo male. No, in minima parte ci dà l'Europa di queste. Okay. Però dentro i 5 miliardi noi cosa abbiamo fatto? Lì è stato bravo Renzi a inserirli, perché li ha scomputati dal calcolo generale, così potevamo spendere più soldi sul sociale e altri temi. In questi 5 miliardi per l'accoglienza noi ci abbiamo ficcato dentro tutta la Guardia Costiera e tutte le spese della Marina Militare, perché in parte le potevamo correlare, perché certo, salvavano perché vite nel Mediterraneo. Però questi signori qui cosa fanno? Garantiscono la stabilità e la sicurezza delle nostre coste, e noi abbiamo il maggior numero di chilometri di coste certo. Nel Mediterraneo. Quindi quando uno dice vabbè, togliamo un po' di soldi da quel capitolo lì, attenzione, perché vuol dire sguarnire la sicurezza delle nostre coste. Va bene. Ma queste cose vanno raccontate, certo, hanno bisogno di tempo. Mi rendo conto che è più facile dire diamo un calcio nel sedere ascoltate. A uno che arriva da fuori, piuttosto che raccontare in profondità la complessità di gestire un paese come l'Italia. Ecco, qui c'è un nostro telespettatore che dice: alle elezioni bisogna candidare persone del territorio e non paracadutate dall'alto. Questo è stato un altro grave errore. Quanti, diciamo, il PD, quante persone ha paracadutato? Un po' ne ha paracadutate anche il PD, diciamo. Qui in Lombardia? In Lombardia non lo so. Una soltanto fuori dalla Lombardia, sì. Io, siccome mi sono occupato di fare le liste in quanto segretario regionale, sono tutti lombardi nostri. Però ecco, questo sistema elettorale, la domanda ci può servire perché ci fa anche, come dire, ragionare sul sistema elettorale. Questa legge elettorale va cambiata oppure adesso fondamentalmente rimarrà così com'è, visto che un governo c'è? Un partito serio e responsabile deve ammettere anche i propri errori. Io penso abbiamo fatto un grave errore, ma io non lo dico adesso, l'ho detto allora, l'ho detto ai responsabili nostri a livello nazionale, che si andava a fare un grosso errore facendo una legge elettorale di questo genere. Perché? Per due motivi essenzialmente. Il primo, non vai a fare una legge elettorale quando ancora non hai una coalizione, noi in quel momento eravamo da soli come Partito Democratico. Due, non ti dà la garanzia che ci sia una coalizione vincitrice o un partito vincitore la sera delle elezioni. Io rimango affezionato all'Italicum, la legge che aveva voluto Renzi ed era stata approvata dal Partito Democratico. Quella è la legge dei comuni, sì. Di fatto. C'è un problema però, rimane il solito problema, che in Italia abbiamo due camere con due elettorati diversi, due corpi elettorali diversi, che è un unicum credo dappertutto, e soprattutto questo problema che il Senato va eletto su base regionale. Ecco, questo è un grande problema, cioè l'uniformazione delle leggi elettorali è davvero molto molto complicata. Però col proporzionale, ecco, da questo va bene, punto di vista... Come Partito Democratico noi avevamo lavorato in quel senso, però oggettivamente popolo, avevamo fatto una legge per una Camera sola, che era l'Italicum, prevista per una carica sola, è stata bocciata alla sera dalla... si sapeva le forze politiche che avevano vinto e potevano governare, e prevedevamo l'eliminazione del Senato. Ma il referendum del 4 dicembre è stato, è stato la mazzata sul PD? Assolutamente sì, io penso che abbiamo perso lì. Perché abbiamo come. Però non vi come siete il gioco più del poker, quando uno dice all in. E poi dopo tutti, l'altro ha di più. Tutto dentro. Abbiamo fatto la scommessa finale, abbiamo giocato lì tutto il nostro capitale politico e il capitale politico del nostro leader Renzi. In quel momento, avendo perso, lui nei mesi successivi è diventato il catalizzatore di ogni questione che non andava bene. Al di là dei suoi demeriti, perché non c'era più a Palazzo Chigi. E lo raccontavo prima, mi impressionava come le persone non andassero più sotto Palazzo Chigi a protestare, di volta in volta, ma venivano sotto la sede del Partito Democratico. Mancano 5 minuti alla fine della nostra trasmissione, se c'è ancora lo spazio per una telefonata, se volete chiamarci 031-33-00655 o se ci volete ancora mandare qualche messaggio su WhatsApp. Abbiamo 5 minuti. Oggi c'era ho letto un articolo interessante di Tommaso Montanari, che è questo professore di arte, che però è stato anche un protagonista proprio nei comitati civici contrari al referendum, il quale ha detto una cosa, ha detto che il PD non saprà come fare l'opposizione. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Paolo di Bergamo. Prego Paolo. Ascolti, io torno un momento a ottobre 2016, quando qui a Bergamo, nella casa del giovane, era presente
Allora, il vice segretario Guerini, c'era presente il consigliere Balboni. Io avevo detto subito nella sala che le cose per il PD non andavano bene. La sala era gremita, 400-500 persone. Io sono stato l'unico di queste persone della sala a dire quello che pensavo. Praticamente adesso so che si può dire poco in televisione dopo poco tempo. So che alla fine loro volevano addirittura zittirmi. Comunque abbiamo visto dove siamo andati a finire col PD. La colpa di tutto gliel'ho detto subito in sala, che era Renzi. Renzi in questo momento sta distruggendo il partito, se non faranno qualcosa, non dico di allontanarlo, ma di stargli molto attento quel signore lì, perché adesso va in giro anche per l'Europa a fare tipo convegni, adesso non lo so, invece di stare in Parlamento come senatore va in giro per questo l'Europa. Ecco, anche questo va bene, grazie Paolo, questo lo voglio spiegare, sì, grazie. Però volevo dire un'altra cosa, sì. al senatore Alfieri, sì. Guardi Alfieri, io conosco molto bene Balboni, l'ho parlato l'altra volta ancora, gli ho detto quello che penso. Comunque state molto attenti, perché la crisi di tutto, la crisi di noi, non voglio dire, ho parlato anche con Martina. Martina era qui a Bergamo, è venuto da Gianni Lombardo al nostro paese, gli ho detto che il referendum, quando ho fatto il referendum costituzionale, l'avremmo perso, è possibile, ecco, è andata a finire così. Sono stati attenti, io sono di sinistra, la mia famiglia è tutta di sinistra. Non hanno più votato Paolo, nessuno. Abbiamo capito, però la devo interrompere, la saluto, grazie, grazie Paolo, grazie. No, voglio dire una cosa, la voglio dire io, perché appunto Renzi adesso sta facendo queste conferenze, ma tutti i cittadini, volendo, possono verificare le presenze dei parlamentari in aula e nel loro lavoro, perché ci sono vari strumenti, o si va direttamente sul sito del Senato, della Camera, oppure c'è questo sito che si chiama Open Police, dove tutti i parlamentari sono monitorati e si vede, perché se una persona va a fare una conferenza a Pechino, come è successo a Renzi, ma la fa quando il Senato è chiuso, io credo che sia... Posso dire una cosa, cioè dall'inizio delle sedute del Senato Renzi c'è sempre stato, abbiamo fatto poi 15 votazioni e Renzi è stato presente e ha votato in 15 su 15 votazioni. Il segretario della Lega, neo ministro dell'Interno, prima di diventare ministro dell'Interno, ha partecipato a 0 su 15 votazioni. Vabbè, quindi insomma, ecco, per i fatti che sono oggettivi, certo. Perché almeno questo, poi però, uno la può pensare diversamente sulle politiche di immigrazione, però i fatti sono questi, Renzi 15 su 15, Salvini 0 su 15. Però ecco, bisogna anche, secondo me, perché questo lo dico da giornalista, cioè invece di farsi abbagliare un po' dalle notizie o dai proclami, andate sempre a verificarle queste notizie, perché è importante, lo può fare ciascuno di noi, certo. Direttamente, andando direttamente alla fonte. No, volevo chiudere, perché ormai abbiamo pochissimo tempo, pochi secondi, volevo chiudere appunto, stavo dicendo sull'opposizione, anche Paolo Mieli ha scritto oggi un bel articolo su Corriere della Sera dicendo, attenzione, il PD si dividerà tra chi vorrà fare l'opposizione dura, opposizione repubblicana come Calenda, e chi invece vorrà fare un'opposizione un po' più morbida nel tentativo di riacchiappare in qualche modo il Movimento 5 Stelle. E dice Paolo Mieli, è un rischio perché il PD si dividerebbe ancora una volta anche nel fare l'opposizione. Lei cosa ne pensa? E le do 30 secondi. Abbiamo bisogno del congresso, rigenerare completamente la nostra classe dirigente, chiamare delle persone nuove a guidare sia a livello territoriale, a livello provinciale e regionale, avere una leadership forte e riconosciuta che discuta dentro gli organismi dirigenti, si confronti, ma una volta fuori quella persona rappresenta tutto il partito. Dentro la modernità, dentro la rivoluzione della comunicazione serve una voce sola. Va bene, io ringrazio Alessandro Alfieri per la cortesia, per essere stato con noi, ringrazio ovviamente tutti i nostri telespettatori. Noi abbiamo ancora 3 puntate, andremo avanti tutti i lunedì di giugno, poi ci saluteremo per l'estate e non so dirvi chi sarà il nostro ospite la settimana prossima, ma insomma in qualche modo lo scoprirete anche leggendo i giornali o ascoltando Espansione TV. Grazie a tutti e buona serata. We'll be right back.
Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.